Nel Museo Novecento e del Contemporaneo di Pistoia è stato inaugurato il nuovo giardino di Palazzo Fabbroni. A tagliare il nastro il sindaco Alessandro Tomasi, Lorenzo Zogheri, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia, Margherita Semplice, assessore alle attività e alle istituzioni culturali e i progettisti. Un vero e proprio giardino d'autore contemporaneo, completamente ridisegnato sotto il profilo estetico-funzionale su progetto degli architetti Alessio Gai, Michele Fiesoli e dell'ingegnere Chiara Maria Mannelli, al quale hanno collaborato l'artista Federico Gori e gli ingegneri Riccardo Caramelli e Lorenzo Barbieri. È un lavoro lungo che viene anche degli anni precedenti, dell'amministrazione precedente, dalla nostra, finalmente compiuto, finalmente inaugurato, importante per il recupero di Palazzo Fabbroni, quindi dell'area a giardino, che di fatto di per sé è un'opera d'arte e diciamo ci spinge ad andare avanti nella riorganizzazione museale in generale, che passa da questo luogo fino ad arrivare al Museo Civico. Intanto oggi godiamo di questa opera. Questo è un intervento che la nostra fondazione ha contribuito a sostenere, va a inserirsi in una zona nella quale nel corso degli anni, fin dalla sua nascita, la nostra fondazione ha investito molto, sia direttamente che indirettamente, cercando di fare di questa zona un po' un distretto culturale, in cui cioè vi si trovano dei luoghi destinati a ospitare esposizioni in grado di valorizzare il nostro territorio e la sua identità, accrescendo anche la possibilità per i nostri cittadini di partecipare alla vita culturale. Sono felice di essere qua finalmente per inaugurare il giardino. È un progetto, insomma, che ha visto la propria nascita, diciamo così, cinque anni fa esattamente, con il concorso per i idee. Abbiamo partecipato in qualità di artista insieme agli architetti Fiesole e Gai. Si vinse e finalmente oggi il giardino vede la luce in maniera, diciamo, reale e tridimensionale.